Sono ingenti i danni materiali causati dal passaggio dell'uragano Irma nelle Antille francesi, ad annunciarlo il governo di Parigi dopo l'inizio di stato di massima allerta. Di un'intensità senza precedenti, il ciclone classificato categoria 5, dopo l'isola di Barbuda, ora ha colpito anche l'altra isola, quella di Saint-Martin. Violenti inondazioni hanno devastato numerose zone del litorale, causando mareggiate estremamente violente. Irma attesa anche nelle isole Vergini britanniche, statunitensi, in Puerto Rico e nella Repubblica Dominicana, viaggia con venti che soffiano a una velocità di circa 300 km orari. Anche in Florida è già stato dichiarato lo stato d'emergenza. Intanto il ministro degli interni francese Gérard Collomb ha fatto sapere che le informazioni sono frammentarie ma estremamente preoccupanti, anche perché circa 7.000 persone si sono rifiutate di mettersi al riparo.